Sarà lui stesso a dirglielo. Allora gli avrei una domanda. Come mai Michael, che è il nome del protagonista, nel romanzo è citato come Nio? Allora, tantissimi mi chiedono se c'è un collegamento a tipo Matrix, tutte queste cose un po' già viste, eccetera, eccetera. Però no, semplicemente diciamo io l'ho scelto un po' personalmente perché volevo qualcosa di nuovo. Quindi Nio inteso come una cosa completamente nuova, visto che in un certo senso è come se trovare questo nuovo nome lo aiutasse a dissociarsi dal nome precedente che aveva. E in un certo senso io dico sempre sì, il nome l'ho scelto io, però in un certo senso l'hanno scelto anche i personaggi, perché di solito quando creo una storia o queste diversi racconti, queste cose qui, in un certo senso i personaggi prendono vita da soli, quindi magari abbozzo qualche disegno oppure qualche, giusto un po' le caratteristiche, magari quanti anni hanno, per dire l'altezza, un po' le caratteristiche fisiche, comincio a scrivere e poi loro si muovono quasi da soli all'interno della storia, ecco, prendono un po' vita propria e per me è molto importante che comunque siano realistici. Quindi cerco comunque sì di trovargli dei pregi, dei difetti, qualcosa che magari gli piace fare, qualcosa che possono trovare strano, diverso, sia a livello culturale, sia a livello proprio personale, come persone, ecco. L'essere umano è nato per classificare, poiché ciò che non rientra nei canoni standard e non ha un nome, o non esiste, o è spaventoso. Basti pensare all'ignoto, a ciò che l'uomo deve ancora scoprire e per cui si impegna tanto a sviluppare tecnologie e sistemi sempre più avanzati, sempre migliori, pur di raggiungere una soluzione non solo umana, ma anche accettabile dalla nostra psicologia. Ciò che l'uomo non conosce semplicemente lo distrugge. Ciò che l'uomo teme, anche in quel caso, lo distrugge. Quindi, in che modo un pazzo schizofrenico avrebbe potuto dimostrare le proprie teorie con metodi alternativi, senza cadere nel ridicolo, e il fatto che, in fin dei conti, forse non era così pazzo come tutti credevano? In pratica, come è strutturata la psicologia di questo personaggio? Allora, diciamo che, trattandosi di un romanzo pseudo-psicologico, io lo definisco pseudo perché non sono uno psicologo, non sono un esperto, diciamo, in campo, però mi piace appunto considerare molto l'aspetto psicologico dei personaggi e anche poter inserire, diciamo, diverse caratteristiche, diversi aspetti, perché fondamentalmente il fulcro, diciamo, delle storie, o in generale che scrivo, dovrebbe essere il, preso un po' con le pinze, niente come sembra. Devo dire che mi piace molto torturare il lettore, su questo sono un po' così. Però in un certo senso mi piace proprio anche sviluppare un certo tipo di situazione dove comunque la persona crede di aver capito tutto,
per poi anche un pochino stravolgere le carte o dire effettivamente questa cosa c'entrava realmente oppure, non so, era una cosa totalmente diversa, cioè un altro multiverso, cioè ci possono essere infinite possibilità. E in un certo senso appunto sviluppare la psicologia del personaggio, sia che si tratti di una questione in un certo senso lineare e perfettamente sensata, sia in questo, come in questo caso qui, dove lui viene appunto internato in un certo senso all'inizio in questo stabile perché è considerato schizofrenico, è tutto basato su questo, diciamo, il punto della storia, della caratteristica. Quindi in un certo senso bisogna forse un po' entrare nella psicologia del personaggio e cercare di capire anche in un certo senso che cosa avreste fatto voi al suo posto, se vi avessero messo in un posto e vi avessero detto ok, io non credo assolutamente a niente di quello che tu dici, tu tanto sei pazzo, quindi non mi interessa chi sei, da dove vieni. E io la vedo sia anche appunto un po' come chiaramente violenza psicologica, però anche interessante dal punto di vista di chi scrive la storia, perché effettivamente si può giocare su tante cose che possono essere più o meno in un certo senso sensate da quello che uno all'inizio può leggere nei primi capitoli della storia, e si possono anche sviluppare man mano nel corso poi del romanzo, fino a poi a capire alla fine del tutto dove veramente voleva andare a parare quello magari di cui si era parlato anche all'inizio, anche nella prima pagina. È tutto un po' collegato, però bisogna un po' appunto starci dietro e capire proprio la psicologia del personaggio. Poi ho visto che qua in questo libro c'è un prologo. A essere sincero, non ricordo molto di come ero prima. Prima di finire così, intendo, rinchiuso qui dentro, una clinica psichiatrica specializzata in casi come il mio, classificati come difficili, in cui interagire con gli psicopatici come me è difficoltoso, per un qualche motivo non ben definito, dettato dalle norme sociali. Ora mi sorge una domanda abbastanza: come mai il prologo è scritto in prima persona? Ho voluto scriverlo in prima persona principalmente perché volevo un distacco netto tra l'introduzione del personaggio e come lui vede il mondo rispetto alla narrazione in terza persona. Allora, a me generalmente scrivere in prima persona non piace per niente, perché è vero che tanti dicono che aiuta forse di più il lettore a immedesimarsi con il protagonista piuttosto che con la situazione, quello è vero. Però dall'altro lato penso anche che a volte il lettore dovrebbe anche essere in grado di capire una situazione senza necessariamente fare riferimento a se stesso all'interno della storia. Perché fondamentalmente chiunque dovesse leggere un tipo di narrazione in prima persona dove comunque appunto lui viene presentato uno schizofrenico paranoide, ora senza offesa, ma chi di noi in un certo senso che per fortuna non ha di queste cose riuscirebbe immediatamente a immedesimarsi in un protagonista del genere? Cioè diventa un po' difficile, quindi tante persone io posso anche capire che potrebbero dire ok, a me il libro non piace perché io non mi rivedo nel protagonista. E questa è una cosa che ho notato di tanti lettori, di tante persone un po' in generale, sia amici un po' così che magari hanno letto diverse storie, cose così. E è una cosa che a me piace e non piace, perché appunto l'immedesimazione è giusta, però bisognerebbe forse anche un po' tra virgolette uscire dagli schemi e cercare di immedesimarsi in qualcosa che potrebbe essere anche completamente diverso rispetto a, appunto, alla nostra natura personale. Quindi ho voluto proprio mettere questo prologo scritto in prima persona perché volevo che lui esprimesse tutto se stesso come gli veniva, perché effettivamente utilizzato un po' un linguaggio sarcastico, un po' scurrile, un po' puntato lì della serie ah, voi credete che io sia pazzo, ma ve la faccio vedere io. Quindi volevo appunto questo proprio distacco netto tra cosa lui, come lui percepisce il mondo, come invece viene percepito il mondo dalla narrazione, dove è vero, di fatto la protagonista è Sofia, questa psicologa che prende in carico il suo caso e che comunque giocherà un ruolo centrale, perché se si fosse basato tutto su un ok, cerchiamo di
curare il paziente schizofrenico, perdonatemi, per me sarebbe stato noioso, quindi in un certo senso arriva comunque anche poi la svolta man mano che il libro prosegue. Però sì, ecco, il primo capitolo in un certo senso è fatto per la prospettiva e dedicato proprio al protagonista in sé. Ma cosa ti ha portato a scrivere un libro di questo genere? La pazzia. Non curata. Esatto, mai curata pazzia. Esatto, per pigliare un po' di lettera. La fase è tante cose, cioè tutto e niente, perché io scrivo sin da quando sono bambina, chiaramente da storie più soft e carine, delle tematiche classiche per i bimbi, a man mano che crescevo cose sempre un pochino più, non pesanti, perché non penso che sia una questione di pesantezza, non mi sento il nuovo Dostoevskij per Cappucci, però in un certo senso volevo anche stuzzicare le persone che si prendono la briga, diciamo, di leggere quello, le brutte cose che scrivo, tra virgolette, io dico sempre. Perché mi piace molto anche fare il dialogo, nel senso che per me un libro è vero. L'autore dice, io lo scrivo per me stesso perché voglio scrivere quello che penso. È vero fino a un certo punto, perché tu puoi scrivere quello che pensi anche solo attraverso i tuoi personaggi. C'è un po' dell'autore in ognuno dei personaggi. Quindi, che tu scriva la storia della tua vita o che tu scriva il romanzo di super fantascienza, ci sarà sempre qualcosa di te all'interno del romanzo, quello è giusto. Quindi in un certo senso non mi prendo neanche, diciamo, il carico di dire era mio compito insegnare qualcosa a qualcuno, perché non voleva neanche essere quello lo scopo del libro. È proprio il concetto di dire, se io scrivo una storia e sfido il lettore, gli rompo le scatole per tutta la storia, per dirgli che alla fine della fiera non ha capito assolutamente niente, come reagirà questo lettore? Che cosa mi dirà? E allora lì si può intavolare comunque un discorso intellettuale, se vogliamo, senza entrare per forza nei particolari, di dire lo psicologo X nell'anno X aveva detto che, perché appunto non è un trattato di psicologia, però è anche, penso, un modo carino per poter chiedere alle persone, ok, tu cosa avresti fatto in questa situazione? Come ti saresti sentito? E che, come avrebbe influito su di te questo tipo di relazione che compare all'interno del testo? Effettivamente così si può anche cercare di capirsi un po' meglio, tra l'altro, penso. Perché comunque poi se ci si, tra virgolette, passa parola e si dice ah, io ho letto quel libro, ah sì, l'ho letto anch'io, ma tu cosa pensavi? Come sarebbe stato questo se? E quindi io l'ho trovato molto, molto carino. Di solito appunto nei libri che scrivo mi piace inserire questo elemento da dire chissà come la prendono le persone, chissà che cosa ci vedono e come reagirebbero. Un respiro lento e proprio, seguito dall'emissione di una nuvola chiara dovuta al proprio espirare, sempre più un tutt'uno con l'aria circostante. Il calore del proprio corpo che si mischiava con l'ambiente umido lo rese in qualche modo felice. Era come potersi fondere con l'aria, con la natura, con il tutto magico rappresentato dall'essere stesso. Una realtà tangibile che ora poteva non solo vedere con i propri occhi, ma anche toccare con mano, senza la presenza di un vetro trasparente a impedirgli il contatto fisico. Toccare le gocce d'acqua, per lui, era come avere conferma di essere vivo, la certezza di avere ancora qualcosa di utile da fare a questo mondo, di non essersi trasformato in un involucro senza pilota, vuoto, freddo e distante. La consapevolezza dell'essere crebbe con la certezza della propria apparenza, sapere di esistere al di là del pregiudizio degli esterni, al di là delle etichette, lo fece sentire di nuovo vivo e per un attimo sorrise. Ma è inconsciamente un messaggio, cioè inconsciamente un messaggio che sotto vuoi trasmettere, cioè ha uno scopo questo entrare in questo particolare. Sì. Sì, però...
personaggio abbia dovuto sperimentare, nel senso che appunto lui comunque viene da un paese dove non si vive come nei classici appunto paesi un po' più industrializzati, un po' più fortunati, presa un po' per mese. Poi il fatto che sia nato in Ucraina è stato comunque creato molto prima degli avvenimenti che sono avvenuti recentemente, eccetera, eccetera. Però in un certo senso volevo un po' un paese dove comunque le condizioni non fossero tali da poter permettere di rimanere lì, e infatti il libro è andato principalmente a Londra. Anche perché ovviamente tantissimi libri a livello appunto un po', come si può dire, avventuroso, eccetera, sono ambientati a Londra. Mi piaceva la città e quindi ho detto, vabbè, optiamo per Londra. E volevo darvi un tono un po' grigio, nel senso che comunque lui è una brava persona e non è una brava persona allo stesso tempo. È un personaggio grigio di per sé, così come un pochino lo si potrebbe anche paragonare con proprio l'ambientazione, perché appunto uno quando dice Londra non si immagina il sole dei Caraibi, per capire. E immaginare comunque questo ragazzo che ha avuto un passato traumatico, perché per arrivare dove è arrivato comunque ne ha passato un po' di tutti i colori, e con diversi problemi anche a livello relazionale, di comunicazione, eccetera, che per la prima volta viene portato all'esterno di questa struttura e gli dicono, ok, io ti porto da un'altra parte, però mi raccomando, nella serie, fai bravo, portati bene. Comunque, nonostante tutto, ha un impatto sulla persona, è comunque una riscoperta anche di se stessi, perché ci si ritrova al punto di poter dire, ok, qualcuno forse mi ha dato la possibilità anche di rinascere, se vogliamo, cosa ne faccio della mia vita? E quindi si ritrova a questo punto che osserva qualsiasi cosa attorno a sé per dire, allora l'acqua esiste ancora, allora il cielo esiste ancora. Cioè sono io che sono rimasto isolato, che mi sono un po' troppo forse dissociato dalla società, però il mondo ha continuato a girare poi. Non è comunque un buon motivo per poter dire, ok, io rimango fermo immobile e non succederà niente. Se vado fuori questo succede qualcosa. E quindi appunto si ritrova a osservare qualsiasi cosa per la prima volta come se fosse un bambino e avesse potuto dire, ok, questo è una sorta di nuovo inizio, è qualcosa che c'è sempre stato, però di cui non mi ero neanche mai accorto, sia perché non ha mai avuto la possibilità, sia perché anche isolandosi, diciamo, se stesso non ha neanche voluto vederlo, con una buona giustificazione, però di fatto è così. Sì, però io ci ho visto, da una parte ci ho visto un messaggio anche, diciamo, per la gente, no? Non c'è per le persone, perché sostanzialmente, da come l'ho visto io qua, era un discorso di nonostante tutto quello che può succedere, ci può essere sempre comunque un'alternativa, no? Cioè riuscire a vedere anche il, non dico il buono, però sì, di fatto è così, appunto, una specie, diciamo, di rinascita personale dove comunque lui si ritrova a dire, forse in parte forse è stata colpa mia se mi sono isolato, in parte appunto visto che qualcuno mi dà la possibilità di prendere questa nuova chance, cerchiamo di afferrarla e di tirarne fuori il meglio possibile, perché appunto in determinati, suppongo, strutture o comunque in determinate situazioni è anche normale che le persone dicano forse non ne vale più la pena, ci si butta un po' giù, cioè è molto normale nella natura umana. E quindi in un certo senso quando gli viene data questa nuova possibilità, forse appunto per la prima volta nella sua vita dice va bene, proviamoci. E se ci mai più niente, almeno però ci abbiamo provato e vedremo se riusciremo a diciamo, cavarmi a ragno dal buco, ecco, anche da questa situazione un po' così. E poi è quello che potremmo fare anche noi, se ne avessimo l'occasione, insomma. Intanto, invece di buttarsi giù, bisognerebbe riuscire a vedere all'inizio. Esatto, ma anche un qualcosina, una soluzione si trova, insomma, no? Qualche domanda? Io sì, però se...
si parla del protagonista che è si parla dell'Ucraina e quindi la domanda è casuale che sia in Ucraina il personaggio oppure è legato allo svolgimento che c'è adesso con la guerra e via dicendo? No, è perfettamente casuale, perché appunto io volevo un paese con appunto possibilità piuttosto limitate e infatti diciamo viene detto giusto brevemente nel libro che è stato trasferito dal suo stato perché non c'è neanche questa possibilità, questo tipo di struttura nel suo paese. Sicuramente nella realtà ci saranno delle strutture un po' competenti, io non sono andata a indagare un po' di preciso come funzioni o come non funzioni, l'ho buttata un po' più su fantasy per capirci, però diciamo appunto è stato casuale più che altro perché, non lo so, mi piaceva l'idea comunque di un paese dell'est un po' lasciato a se stesso, ecco. Allora quando ho dovuto scegliere tra i vari paesi, in un certo senso ho un po' puntato il ditino, ho detto vabbè scegliamo uno a caso e è capitato lì, ho detto va sempre bene. Ah sì, vabbè, la prima edizione era uscita anche qualche anno fa, quindi non c'è di mezzo una fisicità del personaggio, perché se tu pensi a un ucraino, una persona, un uomo anche magari un po' robusto, un po', se non pensi un ingherlino, diciamo, ecco come. Ma più che altro diciamo, io mi sono basata un po' magari sulla fisionomia, ho detto piuttosto che un personaggio magari con, non lo so, la pelle di pastra per dire, se fosse stato magari spagnolo, di queste cose qui, essendo che comunque poi riporta i capelli bianchi, sarebbe forse un po' cozzato troppo con diciamo, il design tipo del personaggio. Allora ho pensato comunque a una tipologia di persona con cui potesse non stonare troppo la cosa, anche perché è considerato più un discorso dovuto allo stress piuttosto che ad altro, però appunto è un po' più facile trovare magari una persona dell'est che abbia dei tratti chiari e quindi abbinarli un po' meglio a queste sue caratteristiche fisiche, piuttosto che una persona magari anche per dire dell'Italia del Sud. Quindi è stata più una scelta dovuta a come io immaginavo il design del personaggio, ecco, piuttosto che una vera e propria scelta etica o un'altra morale un po' più profonda. Tutto qua. Quindi non emotiva come scelta, molto fisica? Sì, più che altro perché appunto non ho pensato neanche a un discorso legato a un potenziale coinvolgimento tra stati, una certa politica. Diciamo che appunto quando scrivo tengo comunque da conto determinate situazioni, quello sì, perché non bisogna neanche cadere nell'assurdo. Però non volevo stare lì, diciamo in un certo senso, a trattare la questione magari politica piuttosto che culturale, eccetera. Mi piaceva tanto appunto il tratto della fisionomia del classico ragazzo dell'est e ho detto perché no, ci sta bene appunto con queste sue caratteristiche fisiche, utilizziamo questo perché è carino, perché ci sta, tutto qui, niente di profondo. Vai Robby, vai. Mi dica. No, volevo una curiosità, questa idea della personificazione esterna dei traumi subiti in queste creature particolari, che non voglio dire troppo, è se ha una fonte scientifica piuttosto che magari qualche favola, piuttosto che solo da dove hai tratto l'idea, ecco, di questa personificazione esterna. Si dice che se venisse poi eliminato in un certo punto del racconto da questa creatura, una parte dell'anima morirebbe e quindi anche la persona, se non è preparata, rischierebbe la vita. Se hai preso, non so, qualche piccola idea in senso più thriller, ovviamente horror in questo caso, per esempio dalla bussola d'oro, o se in psicologia c'è questa possibilità di spingere il paziente a
Una curiosità proprio così, scusa. Allora, probabilmente la risposta di nuovo l'ho presa dalla mia pazzia. Ok. No, allora diciamo che in un certo senso sì, mi sono interessata al discorso psicologico, perché altrimenti scrivere un romanzo, diciamo così, da nulla l'avrei trovato anche un po' assurdo, senza nessun, neanche nessuna connessione con il mondo reale, che in parte va bene se uno vuole appunto inventare un mondo da zero. Dall'altra parte però volevo collegarlo comunque a delle potenziali persone vere, perché oggettivamente ognuno di noi ha un vissuto, che sia bello, brutto, che sia strano, tutto quello che vogliamo, però appunto possiamo anche riconoscerci noi stessi negli avvenimenti, in quello che accade, eccetera. In un certo senso anche qui sni, perché determinate idee, sono molto onesta, alcune cose me le sogno di notte, perché ho tanta fantasia, me lo dicono tanti, e però ho pensato in un certo senso a come si sarebbe potuta gestire, ecco, questa situazione. Non so come dire, senza entrare troppo nei particolari, senza svelare. Che è un aiuto, voglio dire, nel momento in cui esteriorizzi, no? Come se personifichi un attimo la parte brutta che ti è capitata, no? È un aiuto per il paziente, per come vederlo al di là, no? Per dire ok, c'è stato qualcosa, forse, no? Ma più che altro diciamo che da quello che... Lo posso più gestire che non avendolo dentro tutti insieme da digerire, forse, non so. Quello in un certo senso appunto è un po' più buttata sulla parte fantasiosa che altro, perché chiaramente avendo questo tipo di possibilità è più facile da gestire. Diciamo che per quanto riguarda la vera e propria psicologia reale, io ho applicato solamente il discorso della dissociazione della persona, perché appunto lui è il primo che dice sì, dalle prime pagine viene detto lui si dissocia completamente da questo suo vecchio nome, Misha, quasi non lo conosce più all'inizio. Da una parte volontaria, dall'altra parte probabilmente lui l'ha realizzato, ma lo realizza solo quando appunto magari non è sotto farmaci, quando comunque riceve un certo tipo di trattamento dallo staff appunto del posto in cui si trova. Poi per quanto riguarda il discorso appunto di esternare forse i propri sentimenti a queste cose qua, voleva anche di essere più su una provocazione che altro. Perché in un certo senso era anche il mio modo carino per dire appunto alle persone che cosa avresti fatto tu, come avresti reagito tu. Quando poi appunto vengono dati degli altri sviluppi tra i vari personaggi, dove dicono guarda, potresti fare così, sarebbe meglio se ti comportassi così, perché altrimenti ci sono delle conseguenze. È anche appunto un modo per dire alle persone, se fosse veramente così, voi cosa fareste? Come si manifesterebbe nel vostro subconscio la questione, come verrebbe affrontata. E chiaramente, in un certo senso, è anche su questo che si basa il discorso di c'è qualcuno che comunque gli deve dare un certo tipo di assistenza, perché non tutte le persone lo realizzano, non tutte le persone sanno cosa fare, e soprattutto anche il protagonista si trova un po' spaesato e dice sì, ma come devo gestire questa cosa? Io non ho la più pallida idea, e qui appunto subentra un pochino di più il discorso psicologico, però una bella parte molto fantasiosa, e appunto voleva fungere un po' di più come punzecchiamento al lettore che altro, diciamo. Grazie. Sì. Ecco, secondo me a te interessa un po' l'impressione che ti resta di più del lettore. Io ho letto la prima edizione che era di circa 3 anni fa, mi sembra. Il del 2020. Ecco, e quello che ha dato la mia impressione è che si evidenzia molto l'aspetto della solitudine. E però lui, essendo avendo questi problemi, vede queste visioni, no? E da una parte ha il terrore di queste visioni, ma allo stesso tempo, almeno queste sono le persone che arrivano al lettore, allo stesso tempo gli fanno compagnia a queste visioni, perché sennò sarebbe ancora più solo. Non so se volevi te trasmettere questo aspetto qua. In parte sì, nel senso che comunque appunto senza entrare troppo nello spoiler,
realizzando man mano gli accadimenti della storia, oggettivamente si rende conto che forse non è mai stato del tutto solo, forse appunto queste visioni da una parte potevano anche servirgli, nel senso trova comunque uno scopo a tutto quello che vede, a tutto quello che pensa, perché giustamente anche il fatto che all'interno della struttura psichiatrica lui veda gli altri pazienti come pazzi, perché giustamente dice: io come faccio a parlare con delle persone che sono pazze? Io sto perfettamente bene. E quindi già anche da questo punto di vista effettivamente si nota questa sua solitudine, perché dice: non posso confidarmi con i medici perché i medici mi hanno messo qui, non posso confidarmi con i pazzi perché sono pazzi, e quindi effettivamente con chi parlo? Quindi effettivamente con questa, diciamo, visione principale che lui ha, a volte si mette anche un pochino appunto a sfidarsi, in parte perché effettivamente come solitudine sì, potrebbe anche un po' vederci della compagnia fino a un certo punto, finché la cosa rimane limitata. Dall'altro lato pensa: ma se non ci sono io a proteggere gli altri, chi lo fa, visto che i medici non lo vedono, non vedono questa creatura? È un po' un gatto che si morde la coda, perché appunto un po' psicopatico possiamo dire che potrebbe anche essere, ecco, il protagonista. Però dall'altro lato si rende perfettamente conto che forse tutto quello che ha fatto, forse tutto quello che vive, non dico che non fosse colpa sua, però potrebbe trovarci anche una sorta di soluzione per tutto quello che è successo, un po' in generale. E è comunque un qualcosa che è sua responsabilità fare e avere, in un certo senso. Perché giustamente lui dice: ok, io è vero, non sarò un santo, però appunto se nessuno pensa a come proteggere le persone, forse ci sarebbero ancora più vittime. Quindi chi è che può avere la possibilità di farlo se solo io riesco a vedere questa cosa? Oscilla un po' tra il bene e il male, perché appunto volevo un personaggio grigio. Tendenzialmente i miei protagonisti sono grigi, perché io penso che le persone, per quanto noi cerchiamo di scegliere fra il bene e il male, queste cose qui, che comunque è una tematica che dicevano un po' molto tra gli anni 80, anni 90, come fantasy soprattutto, per me le persone non hanno un colore, cioè sono grigie. Non possiamo determinare le nostre azioni come solo bene o solo male, prima di tutto perché siamo talmente tante persone che fondamentalmente non si può dare una ragione, punto, non esiste una verità, almeno da questo punto di vista morale, etico, nel senso sì, ok, uno aiuta un bambino ad attraversare la strada, sicuramente ha fatto una buona azione, ma per quello che ne sappiamo noi, qualcuno vede che abbiamo aiutato un bambino a attraversare la strada, pensa che in realtà volevamo rapirlo, cioè ci possono essere talmente tante sfumature tra intendimenti, emozioni in ballo, che riuscire veramente a trovare una verità tra virgolette dritta penso che sia un po' impossibile. E quindi anche i protagonisti dei miei libri, io tendo a lasciarli molto su questa linea grigia, perché fondamentalmente dicono: sì, per me questa è la cosa giusta, per gli altri non lo è. Qualcuno si fa dei rimorsi, qualcuno dice chi se ne frega e va avanti, quindi dipende un po' anche dal tipo di protagonista, però mi piace anche appunto stuzzicare un po' più che altro il lettore che si trova davanti a questo personaggio e dice: ok, ma non si pone nessun limite nelle azioni, quello che fa, non ha un'etica, non ha un... può darsi di sì, può darsi di no, può piacere come no, però anche con le persone fuori è così, cioè non possiamo... Almeno io sono dell'idea che non possiamo sempre avere un protagonista in una storia che deve essere sempre l'eroe bianco, bello di turno. Sì, bello, carino, simpatico, però mi ha stufato, che vi devo dire. Cioè, fondamentalmente ci ritroviamo con questo cavaliere dall'armatura scintillante che va a combattere il drago cattivo dentro la grotta, che ne so io, ok, ma il drago, come sempre, cioè, avrà avuto una famiglia, ci sarà qualcuno anche per lui. E quindi in un certo senso appunto la provocazione è riuscire a vedere al di là dello specchio del protagonista,
cioè esiste l'altro al di là, deve, per forza di cose. È vero, non è vero, è giusto, è sbagliato, questo sta dentro, è giusto perché. Io scrivo perché mi diverto. Voi leggete, spero, perché vi divertite, però le conclusioni sono personali, non è che non devo dettarle io, ecco. Sei bravissima. Un po' troppo in là, ci togli un po' il gusto della lettura. Se faccio altre domande andiamo un po' avanti, secondo me. Vi lascio con il dubbio. Grazie. Grazie.